Io ringrazio la dottoressa Papacci, sono Bartolomeo Cristina, una collega delle altre due che sono state nominate, vengo sì anche a nome loro, e lavoro appunto nella terapia intensiva con la dottoressa. Innanzitutto l'obiettivo principale delle cure palliative è garantire al nostro neonatino un'assistenza senza il dolore. E il dolore del neonato, diciamo, è stato uno dei problemi principali ancora tuttora, viene indotto alla sottovalutazione per via dell'immaturità, si pensa, del sistema nervoso centrale e periferico. Ma ormai la ricerca clinica ha dimostrato che il neonato, anche il più piccolo prematuro, sente dolore e questo dolore va sia prevenuto e sia trattato, in quanto lo sviluppo delle strutture anatomiche, appunto come abbiamo sentito da questa mattina, necessarie per la trasmissione del dolore, avviene già durante la fase fetale e soprattutto nei primi mesi di vita extrauterina. Come ha detto anche la dottoressa Papacci, anche la legislazione ci impone diciamo, a rilevare il dolore all'interno della cartella clinica. Con la legge 15, del 15 marzo 2010, numero 38, dove appunto ci viene ribadito la notazione, appunto, sia nella sezione medica che infermieristica, devono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e la tecnica antalgica utilizzata, i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito. Però diciamo, non soltanto la terapia farmacologica consegue un sollievo dal dolore, io parlerò soprattutto di terapia non farmacologica, poi la vedremo. Innanzitutto diciamo, nella nostra terapia intensiva utilizziamo la scala EMPAS, che si basa, diciamo, su cinque criteri di valutazione: il pianto e l'irritabilità, il comportamento e lo stato del neonato, l'espressione facciale, l'estremità e il tono del neonato e i segni vitali, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la pressione arteriosa e la saturazione. Perché noi anche appunto attraverso la rilevazione dei segni vitali possiamo vedere se il bambino prova dolore, se aumenta la frequenza, abbiamo una frequenza aumentata, un aumentato presenza di desaturazioni, già noi dobbiamo appunto porci come campanello d'allarme che il bambino non si trova in una situazione di benessere e di comfort. E da qui appunto dobbiamo leggere in modo attento la scheda, la tabella, al fine appunto di attribuire un punteggio che va normale, un punteggio 0, fino a un punteggio di agitazione, dolore 1, 2, o a un punteggio di sedazione lieve, meno 1, e meno 2 se è una sedazione più profonda. Si fa la somma e dalla somma che viene abbiamo uno score. Appunto, se è maggiore di 3 abbiamo un dolore moderato, se è uno score che è meno 5, meno 2 c'è una situazione di sedazione lieve, quindi se è un bambino intubato noi va bene, o se è uno score meno 5, meno 10 già dobbiamo appunto porci un campanello d'allarme perché evidentemente la sedazione è troppo profonda. E questa scala EMPAS noi la utilizziamo nella terapia intensiva perché ci dà la possibilità della correzione dello score in relazione alla prematurità. Ossia, attribuiamo uno score di più 3 se l'età gestazionale è inferiore alle 28 settimane, più 2 se l'età gestazionale è tra le 28 e le 31 settimane, più 1 se abbiamo un'età gestazionale tra le 32 e le 35 settimane di età gestazionale. Mentre la scala FLAC, sinceramente, noi non la utilizziamo nella terapia intensiva, però si utilizza per esempio al nido o nel roaming in, e perché in quanto è indicata più nella valutazione del dolore nei bambini dai 0 ai 3 anni. E è utile al fine di non interpretare in modo soggettivo il comportamento del bambino, cioè si basa appunto sull'osservazione del neonato, anche questa si basa su 5 item: il volto, le gambe, l'attività, il pianto e la consolabilità. E anche qui si può dare un punteggio da 0 a 2 e diciamo, sempre leggendo in modo accurato la tabella, si fa la somma dello score e si vede se appunto il bambino si trova in uno stato di benessere o no.
Io appunto parlerò di analgesia non farmacologica, in quanto è, diciamo, in primo luogo la modalità che prevede la restrizione al minimo delle procedure dolorose e disturbanti del neonato. E soprattutto prima dell'esecuzione, ad esempio, di una semplice puntura al tallone, di una venipuntura, del posizionamento di un catetere venoso ombelicale, somministrare, appunto, si è visto dalla ricerca clinica che somministrare sostanze dolci per OS fanno analgesia, la suzione non nutritiva, il contatto delicato e graduale con il neonato, carezze, contenimento, stimolazioni olfattorie, stimolazioni uditive e qualora è possibile, quando anche il genitore è compliante, coinvolgerlo nella procedura e nella cura e nel controllare sicuramente le stimolazioni con l'ambiente. Sicuramente l'analgesia nel neonato è un'arte che non si può improvvisare. Richiede conoscenza del neonato, sì, conoscenza dei farmaci, ma soprattutto la conoscenza degli approcci che si devono avere con il neonato. Deve essere un'assistenza individualizzata, monitorizzata nel tempo. Quindi, appunto, come dicevo, da una revisione della letteratura si è visto che l'utilizzo del glucosio e del saccarosio hanno un'azione analgesica nel dolore procedurale. E l'analgesia di cui stiamo parlando non viene dall'assorbimento sistemico, ma dall'attivazione del sistema sensoriale gustativo. Ossia, la relazione tra le vie sensoriali del gusto e le vie della nocicezione avviene in questo modo. Noi diamo la sostanza dolce al neonato prima dello stimolo doloroso, si attivano i neuroni del tronco, si attivano i nuclei del tratto solitario, le vie discendenti inibitorie, e la sostanza grigia periacqueduttale produce degli oppioidi endogeni, in modo tale che quando noi faremo lo stimolo doloroso andremo a pungere il tallone, le fibre afferenti primarie, arriva l'impulso nella sostanza grigia, ma gli oppioidi endogeni li bloccano e il dolore non prosegue il suo percorso. Con la sostanza dolce vengono anche attivati gli ormoni ipotalamici, che comunque fanno parte del sistema modulatore antalgico e che si attiva in condizioni di stress. Comunque il nostro punto fondamentale, appunto, a cui noi dobbiamo sempre tendere è l'analgesia, affinché non ci sia progressione dolorosa dal midollo alla corteccia. Dunque, affinché l'azione analgesica sia efficace, però bisogna ricordare che si è visto che soltanto le sostanze dolci, se somministrate per OS, quindi non tramite sondino orogastrico, hanno efficacia analgesica. Tante volte, diciamo, non in concomitanza di una puntura del tallone, ma semplicemente a scopo consolatorio, quando la mamma non c'è, diciamo, tutte le ore del giorno e della notte, noi siamo accanto ai neonatini, a me piace dare qualche goccia, qualora appunto ci sia, di latte materno fresco con il succhiotto. In questo modo, diciamo, il neonato non solo riconosce l'odore della mamma, e si attiva così la suzione non nutritiva e c'è una sensazione di pacificazione, di distrazione del neonato, sicuramente perché è infastidito, comunque nella terapia intensiva i rumori ci sono, e si ha una vera e propria riduzione della frequenza cardiaca, riduzione del pianto, dell'irritabilità e sicuramente una riduzione delle reazioni algiche da dolore procedurale. Nel 1965, inoltre, è stato descritto da Melzack e Wall la teoria del gate control, secondo cui, appunto, nella sostanza gelatinosa delle corna posteriori del midollo spinale, l'impulso doloroso che afferisce tramite le fibre mieliniche dolorifiche a delta e le fibre mieliniche C viene antagonizzato dalle fibre mieliniche tattili a beta e in questo modo la trasmissione del dolore viene ridotta e più controllata. Quindi si è visto che con carezze, holding, gentle handling e il massaggio, il contenimento prima di una manovra invasiva, c'è una vera e propria analgesia nel neonato. Più che altro si contiene la reazione e la risposta al dolore.
E quindi tutto ciò, quello che noi cerchiamo di fare è porre particolare attenzione al benessere sensoriale del neonato. Il neonato si trova dentro la sua, diciamo, a me piace chiamarla campana di vetro, e noi dobbiamo sempre fare attenzione a mantenere il neonato nelle condizioni più confortevoli possibili. Al caldo, il caldo è la cosa più importante, addirittura il neonato che raggiunge ipotermia può anche arrivare a morte, quindi è importante mantenerlo sempre caldo, e quando si apre l'incubatrice fare attenzione. Ad esempio, alcuni di noi possono pensare: no, è più pratico aprire completamente l'oblò. No, aprire gli sportelli così che il calore non fuoriesca, e garantire un'efficacia cura posturale. Posturare il neonato nel modo corretto è la cosa più importante. Non abbiamo nidi, non ci vengono forniti i nidi già pronti, non c'è problema, li dobbiamo creare noi con lenzuolini, ci mettiamo lì, e affinché il neonato deve essere sempre contenuto, e ricreiamo come l'utero materno. Se il neonato scalcia i piedini fuori, significa che non sta posizionato bene. In questo modo lui non sta bene, non c'è benessere, e non fa assistenza respiratoria. Contenere appunto le stimolazioni d'ambiente, le luci e i rumori. Per esempio, noi nei bimbi molto piccolini con età gestazionale bassa utilizziamo delle coperte che coprono completamente l'incubatrice, e sembra appunto l'ambiente interno protetto e privo di luce. Quindi quando noi andiamo ed entriamo nella loro campana, bisogna sempre fare attenzione, evitare rumori improvvisi che spaventano il neonato, e parlargli in modo dolce, e anche dire alla mamma, mentre noi appunto ci approcciamo al neonato, di parlargli in modo tale che il neonato appunto si sente più tranquillo. Un'altra, diciamo, attenzione che noi abbiamo è fare la marsupioterapia con il neonato, proprio un contatto pelle a pelle tra il genitore e il neonato. Non c'è nessuna controindicazione, anzi, in questo caso c'è proprio una vera e propria stabilità della temperatura corporea, perché si raggiunge un equilibrio mamma-neonato, papà-neonato, noi lo facciamo anche con il papà. Il neonato così riconosce la voce, l'odore dei genitori, e si è visto che c'è una riduzione delle apnee, perché il bambino si rilassa e si lascia ventilare meglio, giustamente se posizionato correttamente. Si è visto appunto che c'è una riduzione dei tempi di dimissione dalla terapia intensiva, e c'è proprio un miglioramento nella relazione genitore-figlio. Cioè, il genitore che prima vedeva il suo neonatino dentro quella campana di vetro finalmente lo può toccare, e è diciamo un'esperienza bellissima. Altra cosa importante, appunto, proprio perché noi entriamo nel mondo del neonatino, nella sua sfera di vetro, dobbiamo fare attenzione e programmare tutti gli interventi nel team, il medico, il fisioterapista, l'infermiere, programmarli tutti affinché converga nello stesso momento qualsiasi cosa noi vogliamo fare su quel neonato, e disturbarlo il meno possibile, utilizzare sempre dei monitoraggi non cruenti, non invasivi, evitare controlli inutili, punture, noi facciamo spesso dei prelievi, di punture da tallone inutili, e se possibile appunto utilizzare prelievi ematici il catetere venoso centrale, il catetere venoso ombelicale, appunto qualora sia possibile. E per quanto riguarda, diciamo, il percorso del neonato all'interno della terapia intensiva, noi cerchiamo sempre di garantire comunque durante tutta la degenza uno spazio riservato ai genitori. Magari se non è possibile, cerchiamo di mettere magari un genitore con un figlio che fa la marsupio da un lato e gli altri genitori dall'altro, in modo che ognuno abbia il proprio spazio e la possibilità di stare con il loro figlio. E questo cerchiamo di farlo, qualora sia possibile, cerchiamo appunto di spostare il neonato che si sta appunto avvicinando alla fase terminale, le ultime ore di vita, cerchiamo di collocarlo appunto in una camera che abbiamo a disposizione nella terapia intensiva,
in modo tale che i genitori possano affrontare appunto queste ultime ore con il proprio neonato. Spesso quando i genitori sono complianti, sono pronti e sono preparati, noi li diamo, i neonati li diamo in braccio, e affinché appunto ci sia questo passaggio proprio tra le braccia dei genitori. E ovviamente è importante che vengano accolti tutti i desideri dei genitori in ordine ad aspetti religiosi, culturali e tradizionali. Ovviamente nella pratica infermieristica non è facile prendere decisioni e intraprendere azioni nei confronti dei pazienti, però questo ci viene proprio richiesto dal nostro ruolo professionale. Il problema insorge quando gli infermieri, in base alle proprie convinzioni morali, vorrebbero intraprendere delle azioni che però sono in contrasto con le consuetudini o ciò che l'organizzazione e le politiche istituzionali della struttura sanitaria ci impone. E già Genton nell'84 appunto definisce come distress morale una sensazione dolorosa, uno squilibrio psicologico provocato da una situazione in cui si conosce che la decisione eticamente giusta da prendere è quella, però non si mette in atto a causa appunto di ostacoli istituzionali. Anche Nathaniel nel 2002 ci definisce un dolore che riguarda corpo e mente, che interferisce nei rapporti con gli altri, in risposta proprio ad una situazione problematica rispetto alla quale si è consapevoli di non aver tenuto un comportamento corretto e per cui ci si sente moralmente responsabili. Spesso le cause del distress morale è che ci troviamo in una appunto realtà lavorativa sempre più, che ci richiede sempre di più, a volte il personale non è adeguato sia in termini di numero sia in termini di formazione all'interno delle unità operative. Effetti derivanti dal contenimento dei costi, spesso appunto ci troviamo a non avere tutte le risorse che vorremmo per garantire un'adeguata assistenza, oppure per carenza e assenza di organismi a cui far riferimento qualora sia presente un conflitto morale. Ad esempio noi avevamo appunto difficoltà proprio nell'elaborazione anche del lutto e di alcune situazioni problematiche all'interno della nostra realtà operativa, e fortunatamente insomma è stato attivato un team di psicologhe che supporta non soltanto noi ma soprattutto anche la famiglia, e in questo modo quando abbiamo situazioni di difficoltà insieme affrontiamo il problema. Cause di distress morale anche il disaccordo tra i membri del team multidisciplinare, cosa fare, come farlo, e spesso appunto la famiglia vuole una strada e il medico ne vuole un'altra, e l'accanimento terapeutico. Le conseguenze è ovvio: stress, insoddisfazione, assenteismo, il burnout, si abbandona l'attività lavorativa oppure si evita proprio il problema che che ci fa stare male. Quindi è necessario, appunto, come dicevo, dopo la morte di un neonato, comunque dopo l'accompagnamento, dopo un vissuto particolare con un neonato terminale, che il team debba sempre riesaminare il caso ed elaborare le emozioni dell'evento che ha vissuto, affinché appunto si traggano motivazioni che rafforzino le persone in sé e nel loro ruolo professionale. Diciamo, ognuno di noi, nella fattispecie nell'ambito della terapia intensiva, abbiamo esperienze differenti, dall'infermiera più esperta, dal medico più esperto, al medico più giovane, all'infermiere più giovane, e quindi noi dobbiamo trarre proprio il team e l'unione fa la forza, cioè prendere le esperienze dei colleghi più anziani affinché questi ci rafforzino e ci facciano mettere sempre insieme alla professionalità anche la compassione. Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, però quando ti prendi cura di una persona vinci sempre. E concludo appunto dicendo che ogni piccola creatura di Dio, anche sia pure una piccola formica, occulta più meraviglie di quante se ne possano immaginare. E mi piace appunto, vorrei anche dire una cosa che stavo appunto parlando prima con Ada Rubino su Mattia, no? Lei l'ha portato alla vita, noi
l'abbiamo accompagnato e siamo stati, diciamo, il ponte, no? Che poi l'ha accompagnato anche ad avere una morte dignitosa e senza dolore. Me lo ricordo, insomma, perché è stato proprio, l'abbiamo vissuto, l'ho vissuto io in prima persona. Mi faceva piacere appunto dire questa cosa, che come Ada appunto l'ha portato alla vita, noi l'abbiamo accolto senza, diciamo, cercando di non fargli provare dolore e accompagnarlo alla morte.